faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Mill che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mill su YouTube. Se di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per poter mettere la BMX nella base operativa ma da soli, senza bisogno di avere un amico. Allora, per fare questo glitch dovremmo avere un veicolo speciale, quale un oppressor o qualunque veicolo che entri dentro diciamo la Wenger. Poi dobbiamo avere la Wenger, ovviamente un posto vuoto in base operativa e un'attività recente preparata. Quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Premiamo cerchio, ci posizioniamo su esci dalla Wenger, premiamo X per uscire, doppio tasto PS, selezioniamo l'attività e la cancelliamo. Mentre che la cancelliamo, che premiamo cerchio per cancellare, dobbiamo premere triangolo insieme, dovremmo vedere che il personaggio scende dalla moto. Poi vi troverete in una schermata nera, se sarà andato tutto bene fate nuovamente doppio tasto PS come ho fatto io e vi troverete qui sotto il Monte Cipad. A questo punto ragazzi, qui se avete il colpo di Lester potete tornare direttamente dove avete la BMX, magari all'Eclipse Tower o da qualche cazzo di altra parte insomma, e, oppure chiamate un elicottero. Quindi a questo punto io sto chiamando un elicottero perché non ho l'attività, diciamo il colpo di Lester come vedete, e quindi niente, me ne vado con l'elicottero. Qui ragazzi mi è arrivato il colpo di Lester, quindi penso che andrò a utilizzare questo invece di star qui a volare mezz'ora. Quindi torneremo a, diciamo, al nostro appartamento tramite il colpo. Io come ho detto stavo usando l'elicottero perché non avevo il colpo, però il colpo va benissimo ragazzi. Quindi a questo punto premeremo cerchio e andremo in garage, nel garage dove avremo, diciamo, la nostra BMX da poter mettere nella base operativa. Vi ricordo ragazzi che è sufficiente metterne una di BMX nella base operativa, perché dopo ci sarà il glitch per duplicarle le BMX e quindi non sarà più necessario fare questo glitch per metterla. Allora ragazzi, io ho provato questo glitch su PS4 e funziona benissimo. Per Xbox One dovrebbe funzionare più o meno alla stessa maniera, solo che quelli di Xbox One non hanno le attività recenti e quindi dovrebbero fare con la mira manuale, e ovvero accettare il primo messaggio e cancellare il secondo. Ovviamente mentre cancellano il secondo messaggio dovranno premere triangolo insieme al cerchio per cancellarlo, però dovranno essere molto più veloci rispetto ai giocatori di PS4. Quindi a questo punto entrate nel vostro garage, prendete la BMX, uscite fuori, vi suicidate. Ritornate nel vostro garage e salite su una macchina. A quel punto ragazzi, quando salirete sulla macchina vi ritroverete nella vostra base operativa con la BMX. Ragazzi, mi sembra di averlo detto a inizio video, però ve lo ripeto ancora,
nella base operativa dovete avere un posto vuoto, minimo un posto vuoto, perché altrimenti non vi teletrasporterà con la BMX nella base operativa. Io qui la sposto la BMX, ma è per pro forma, tanto non esco neanche dal garage. Quindi a questo punto rientro nel mio garage, dove ho un'auto, insomma, un'auto qualunque, una destra, sinistra, ne prendete una, ragazzi, una qualunque, tanto qui sono tutte Sultan, quindi no, è indifferente. E come salite sopra, ragazzi, vi farà un po' di caricamento, vi farà tipo quello che state vedendo, insomma, e alla fine del caricamento vi vedrete spawnati nella base operativa. Se non vi spawnerà nella base operativa, fate il doppio tasto DS e poi ritornate in game con la speranza che spawnerete nella base operativa. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.